Inizio a questo ciclo di incontri, sono quattro incontri sul tema forestazione urbana, memoria verde, paesaggi e piani del verde. È un'iniziativa che è organizzata da Italia Nostra, sezione di Genova, dall'Istituto Italiano di Bioetica ed Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova. Il primo incontro è, credo, davvero molto interessante. Il nostro titolo è Forestazione urbana, una strategia resiliente per la pianificazione. E abbiamo con noi, e la ringraziamo davvero profondamente, la professoressa Francesca Mazzino, che io ho conosciuto un po' di anni fa, direi. Quando appunto mi chiamò e mi occupavo appunto dei parchi storici di Genova, mi chiamò per una borsa di studio e lì andai a questo meraviglioso istituto che è il Dipartimento di Paesaggio dell'Università di Genova, un luogo meraviglioso che ha un giardino meraviglioso sul mare, quindi mi ricordo benissimo tutto e mi ricordo questo bellissimo incontro con la professoressa anche Manlio Calcagno e mi ricordo proprio le osservazioni di quell'incontro. E quindi abbiamo con noi in realtà una personalità straordinaria che è già professoressa ordinaria di architettura del paesaggio e poi è stata coordinatrice del corso di laurea magistrale Interateneo in progettazione delle aree verdi e del paesaggio dell'Università di Genova. La professoressa Mazzino, che credo sia una delle più esperte a livello europeo di paesaggio, di giardini storici, è anche vicepresidente della Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio, è autrice di innumerevoli pubblicazioni, più di 150 pubblicazioni che riguardano tra l'altro la metodologia di analisi del paesaggio, la conservazione e il restauro dei parchi e dei giardini storici. E tra l'altro, appunto, io ebbi l'occasione di collaborare con lei proprio e ci diede veramente un grandissimo aiuto con la sua analisi dei parchi di Nervi, un'analisi molto interessante e anche particolare. E vorrei ricordare appunto alcuni testi che mi sono andata, come dicevo prima, a rivedere, che sono testi importanti per un Atlante dei paesaggi italiani. Un paradiso Paradiso terrestre sui terrestre. giardini Embori, bellissimo, per un'analisi del paesaggio, metodo conoscitivo, analitico e valutativo per operazioni di progettazione e gestione, e un testo che io ritengo, e da lì vorrei prendere alcune considerazioni che, diciamo, così riporto, per passare poi la parola alla professoressa Luisella Battaglia, Nuove sfide per l'architettura del paesaggio contemporaneo, un ritorno verso la natura. Ecco, le considerazioni che io volevo fare erano proprio le seguenti. La prima considerazione su cui vorrei che poi ci riflettessimo è: noi parliamo di forestazione urbana, soprattutto appunto nelle città. Recentemente ho partecipato a una conferenza di un ricercatore dell'Agenzia Spaziale Europea che ci faceva vedere un'immagine molto, secondo me, sconvolgente, dicendo che l'Amazzonia non è più il polmone verde del mondo perché produce più CO2 di quanto sia in grado di assorbirne. E questa è una considerazione che, insomma, è importantissima e va tenuta presente. In quest'ultimo testo che ho citato prima, mi è piaciuta molto questa critica alla società antropocentrica. E qui lo vorrei proprio collegare con le tematiche appunto che tocca sempre anche di bioetica la professoressa Battaglia. E noi ci troviamo di fronte a una grande sfida che è quella dell'adattamento e della mitigazione, una sfida che va vinta e va affrontata soprattutto a partire dalle città, quindi anche l'argomento di oggi dovrà proprio riguardare il ruolo della forestazione urbana, la capacità di riprogettare il paesaggio nelle città per ristabilire quell'equilibrio perduto soprattutto nelle periferie delle città. E anche qui c'è un'altra suggestione che appunto mi è venuta proprio riguardando questo testo, Nuove sfide per l'architettura del paesaggio contemporaneo, che è una considerazione importante, cioè il paesaggio come organismo vivente. Ecco, allora quali sono le risposte? Si danno già delle indicazioni, cioè le soluzioni basate sulla natura, se ne parla tanto, ma quindi oggi è l'occasione per capire che cosa sono le soluzioni basate sulla natura. Io mi fermo qui e lascio la parola alla professoressa Battaglia, che è presidente naturalmente dell'Istituto Italiano, di Bioetica e che è anche una attiva
diciamo, nostra collaboratrice di Eco Istituto e naturalmente anche lei autrice di tantissimi saggi e comunque tutte le biografie sia della professoressa Mazzino che della professoressa Battaglia le potete trovare sul sito di Eco Istituto. Grazie. Allora, tanto io ringrazio molto, per me è un'occasione di grande arricchimento questa e vorrei spiegare molto brevemente perché una filosofa e morale, insegno bioetica da molto tempo, si occupa di questioni relative al paesaggio. Lo dirò molto velocemente. La bioetica come io la intendo, come l'ho praticata e come nell'Istituto Italiano di Bioetica viene diffusa, è veramente un'etica del mondo vivente e quindi non è semplicemente come convenzionalmente si intende, un'etica che riguarda l'uomo e che riguarda la sua salute, le malattie, un'etica medica. Quindi questa è la mia risposta primaria al fatto che sono qui oggi e sono veramente onorata di essere qua perché ho molto da apprendere. E il mio interesse genuino proprio nasce da questa idea di una bioetica, di un'etica applicata che riguarda l'intero mondo vivente. La mia passione per gli alberi, in particolare, ma questa è una nota molto personale, risale a un saggio che ho scritto anni fa su Thoreau, La vita nei boschi, Walden, e quindi questa straordinaria parentela, come lui la descrive, tra l'uomo e gli alberi, il fatto che i pensieri dell'uomo germinano nel suo cervello come la vita degli alberi, nei suoi fiori, nei suoi frutti e tutta l'etica della simpatia che Thoreau costruisce tra uomini e alberi è qualcosa che ha sempre guidato la mia riflessione. E poi andando avanti, naturalmente alla luce anche di questa conversazione di oggi, l'interesse per la neurobiologia vegetale che è così importante per la bioetica, i libri di Stefano Mancuso, in particolare il suo ultimo, Fitopoli. Fitopoli è un libro molto interessante, di cui magari avremo poi occasione di dire qualcosa successivamente parlando tra di noi. È proprio un testo che lancia una grande sfida, cioè una città fatta non soltanto a misura d'uomo, quindi in un rapporto rinnovato con la natura, ma pensata anche secondo una metafora che è una metafora vegetale, quindi una città aperta, flessibile, e una città in cui il rapporto con la natura viene finalmente ritrovato. Bene, io la mia opera di coordinamento si ferma qui. Ringrazio moltissimo chi mi ha invitato. Sono onorata e felice di sentire la lezione della professoressa Mazzino e quindi grazie ancora. Il concetto di forestazione urbana nasce negli Stati Uniti grazie a quello che noi consideriamo il fondatore dell'architettura del paesaggio moderna, che è Friedrich Law Olmsted, che ha iniziato in modo interdisciplinare a considerare tutti gli ambiti che riguardano il paesaggio, quindi le scienze naturali, le scienze umane, le scienze della progettazione, e il concetto innovativo per formulare questa nuova idea di scientific forestry è stato quello di partire dall'individuazione dello stato di salute di piante ed animali. E quindi analizzare i dati relativi per introdurre questi concetti nella pianificazione urbanistica e in qualche modo assicurare che queste aree verdi urbane potessero effettivamente rispondere agli obiettivi per cui venivano progettate. Grazie all'intuizione di Olmsted, negli Stati Uniti si è sviluppata in modo veramente molto ampio questa scienza, la scienza della forestazione urbana, e ha portato nel 1905 all'istituzione del USA Forest Service, cioè praticamente questo organismo a livello
nazionale con la finalità di tutelare le risorse rinnovabili, non rinnovabili e anche di trovare nella pianificazione delle modalità di compatibilità tra le esigenze dello sviluppo dell'infrastrutturazione, dell'urbanizzazione, dell'industrializzazione e la conservazione delle risorse naturali. Nell'Enciclopedia delle Scienze Forestali, l'Encyclopedia of Forest Sciences del 2004, si dà una definizione della forestazione urbana e viene definita la forestazione urbana come un concetto integrato in cui arte, scienza e tecnica della pianificazione e della gestione delle risorse forestali e delle piante arboree in un determinato ecosistema viene praticato e attuato proprio per i benefici che tutti conosciamo, i benefici ambientali che portano agli ecosistemi e tutti i benefici psicologici, sociali, estetici, economici che portano all'uomo. E in questa diapositiva vedete questo schema con i benefici che portano le foreste urbane, sui quali non mi soffermo, mentre invece vorrei fare un brevissimo accenno sulla immagine che vedete riguardante la rete ecologica. Allora, la rete ecologica sta alla base del concetto di pianificazione ecologica nel quale si inserisce la forestazione urbana. E che cos'è la rete ecologica? È un sistema interconnesso di habitat in cui abbiamo appunto degli elementi di biodiversità che vanno salvaguardati proprio per la sopravvivenza delle specie viventi, inclusi noi umani, e anche un sistema che fornisce servizi ecosistemici. Allora, quindi abbiamo delle aree centrali in cui la biodiversità è estremamente elevata, poi ci sono delle fasce tampone in cui in qualche modo bisogna agire per ridurre i rischi e le minacce sulle aree centrali ad elevata biodiversità. Ci sono delle fasce di connessione, corridoi ecologici, che consentono lo spostamento di popolazioni animali e vegetali e che quindi riducono i rischi di estinzioni e che connettono le strutture reali delle diverse aree. Poi ci sono le macchie, che sono appunto degli elementi sparsi. Allora, questi concetti di cinture intorno a determinati ambiti paesaggistici, corridoi ecologici e macchie stanno alla base della pianificazione della forestazione urbana. Evidentemente la forestazione urbana si esplica a diversi livelli di scala, quindi abbiamo un livello di scala territoriale, la regione Liguria ha la sua rete la rete ecologica regionale in cui ha elaborato una cartografia in generale in scala di 100.000 e poi scende nel dettaglio. Dopo diciamo, queste definizioni che mi parevano abbastanza fondamentali per capire il concetto di forestazione urbana, vediamo quali sono le componenti dei piani. Allora, le componenti dei piani sono tre. Quello più importante è ovviamente la vegetazione è considerata come risorsa e quindi si devono adottare dei criteri per valutare questa risorsa e li vediamo elencati qui. Sono la copertura arborea, la distribuzione degli alberi, il termine americano community significa municipalità comune, cioè il comune della città e quindi l'età degli alberi, congruenza delle specie rispetto all'ambiente in cui sono piantate, la distribuzione delle specie nei vari ambiti, quartieri, nei vari
districts o neighborhood, cioè quindi nei quartieri, le condizioni diciamo, della proprietà degli alberi riferiti agli enti pubblici, la condizione di proprietà delle aree naturali riferite sempre agli enti pubblici e la vegetazione spontanea, quindi lo stato della vegetazione spontanea. Il secondo elemento molto importante riguarda come si arriva a elaborare un piano di questo genere. E qui vediamo tutta una serie di elementi che vanno considerati. Il primo e più importante è l'inventario degli alberi. Quindi poi il censimento delle coperture vegetali che viene collegato a determinati indicatori, la volontà politica della città di appunto elaborare un piano di forestazione urbana, la ricerca dei fondi necessari, l'organizzazione strutturale di tutte le competenze che si occuperanno del piano e poi tutta un'altra serie di altri elementi che noi vediamo qui elencati, come ad esempio la relazione tra contesti e quindi habitat dell'ecosistema urbano e alberi che vanno piantati, oppure il rischio a cui vanno incontro gli alberi. E naturalmente tutte le misure che vengono adottate per lo sviluppo e il rafforzamento dei piani di forestazione urbana. C'è poi il terzo aspetto che riguarda l'aspetto partecipativo, l'aspetto che coinvolge le comunità e quindi, come vediamo, ci sono diverse parti interessate. Addirittura ci sono tutte le parti interessate che riguardano l'industria verde, quindi i vivaisti, coloro che si occupano di manutenzione della vegetazione, i progettisti, e poi proprio queste interazioni tra cittadinanza, amministrazione pubblica e tutta la parte economica che ruota intorno a questi piani di forestazione urbana. Detto questo, vorrei partire con gli esempi. Quindi l'esempio più importante, proprio per capire come nasce questa idea di forestazione urbana, nasce proprio dal lavoro di pianificazione di Olmsted. Olmsted viene chiamato a Boston, qui vedete una planimetria di Boston della fine dell'Ottocento, viene chiamato perché nella città si erano verificate delle situazioni veramente molto difficili da gestire. La città si è sviluppata, come si vede in questa planimetria, in questa mappa, sull'estuario del fiume Charles, che vedete qui, e anche naturalmente andando a occupare tutte le aree paludose, le aree umide di questo fiume secondario che è il Muddy River nell'area di Brooklyn. Questa occupazione del suolo, questo chiamiamolo pure consumo di suolo, ha portato alla città di Boston già nell'Ottocento delle gravissime conseguenze. Inondazioni, allagamenti, addirittura epidemie di colera, e gravi stati diciamo, di patologie gastrointestinali nella popolazione, perché non esisteva un sistema fognario efficiente. E quindi Olmsted viene chiamato a risolvere questa situazione, che era una situazione di rischio della salute pubblica. Che cosa fa Olmsted? Concepisce quello che tutti gli studenti di architettura del paesaggio, ma anche gli studenti di architettura e quelli che studiano urbanistica dovrebbero conoscere, che è la collana di smeraldi. Che cos'è la collana di smeraldi? È una cintura verde di parchi e di corridoi, quindi abbiamo visto, per quello che mi interessava inizialmente, dare queste
definizioni che in qualche modo proteggono la città da questi rischi dovuti all'alterazione del sistema idrologico e appunto anche da questi rischi proprio sanitari. Per cui l'opera di pianificazione di Olmsted è veramente un'opera grandiosa di forestazione urbana. E tra l'altro in questi parchi vengono create delle aree esondabili proprio per proteggere il costruito dai rischi di allagamenti. Ma un'altra concezione molto importante di Olmsted, che riguarda proprio l'aspetto sociale, è quello di prevedere che la città, che diciamo si concentrava qua dove vediamo la scritta Boston, si sarebbe espansa verso l'esterno. E quindi questa collana di smeraldi avrebbe garantito anche agli abitanti delle periferie degli spazi verdi usufruibili, dei polmoni in cui la popolazione poteva appunto praticare gli sport, avere delle aree per il tempo libero a disposizione e mitigare gli effetti dell'urbanizzazione. Oggi addirittura questa collana di smeraldi, come si vede in questa immagine che è posta sopra il concetto principale che ha formulato Olmsted, cioè il verde è parte integrante della struttura urbana, addirittura si sta potenziando questa collana di smeraldi, cioè questo sistema di parchi. Tra l'altro, qui vedete le greenways, cioè queste strade che sono nate, questo concetto di strada a scorrimento veloce, schermata da quinte vegetali che proteggono le aree più naturaliforme, naturalistiche dalla incidenza dell'urbanizzazione. Un altro esempio straordinario di come si sviluppa questo concetto di forestazione urbana è il famoso piano delle cinque dita di Copenaghen. Allora, qui vedete appunto la mano, la stilizzazione di una mano. Il piano nel 1947 è un piano urbanistico che ha anche un'importantissima strategia di forestazione urbana. Perché? Perché lungo le dita, secondo le previsioni, si sviluppano gli assi portanti che sono queste reti, la rete della ferroviaria urbana metropolitana e tra l'altro a Copenaghen io ho visitato questi quartieri periferici, ci sono proprio delle distanze percorribili metropolitana che non devono superare un tot minuti, il massimo sono 20 minuti, 30 minuti, nei cunei, cioè negli spazi interstiziali tra questi assi di nuove urbanizzazioni, ecco che il territorio è lasciato al verde che sono boschi urbani, spazi anche di aree umidi, ma anche aree agricole, e tutto questo deve avere anche una funzione ricreativa. Quindi, in questo caso, l'idea di forestazione urbana non è una cintura verde come a Boston, ma è un sistema di corridoi ecologici. Famosissimo è l'esempio della Green Belt di Londra, cioè addirittura a Londra nel 1935 si istituisce questo istituto di pianificazione regionale della Grande Londra che ingloba tutti diciamo, a parte i quartieri periferici, ma tutti i comuni rurali della cintura intorno a Londra. E questa cintura verde ha la funzione di contenere l'espansione incontrollata dell'urbanizzazione. Questo concetto di cintura verde e di linea, qui vedete la verde evidenziata in nero, è stata ripresa nella Convenzione Europea del Paesaggio, che ha parlato di linea rossa, dove appunto l'urbanizzazione deve essere severamente regolamentata proprio per assicurare
questo contributo che il verde, che le foreste urbane danno al benessere della città. Dagli anni 50 nei piani urbanistici inglesi le Green Belt diventano uno strumento di pianificazione, diciamo, utilizzato nei comuni e alla fine degli anni 90 il 12% del territorio urbano inglese è costituito dalle Green Belt. Comunque, recentemente si parla di greening, di green belt, cioè di potenziare la cintura verde perché gli effetti dell'emergenza climatica sono estremamente gravi ed evidenti. E tra l'altro anche il green belt è anche un'occasione di riqualificare delle aree urbane degradate, aree industriali dismesse e siti in stato di abbandono e così via. Un esempio molto interessante che mi interessa di mostrarvi è questo piano paesaggistico di Jan McCarg. Jan McCarg è un professore di architettura del paesaggio scozzese che si trasferisce negli Stati Uniti, va a insegnare all'Università di Pennsylvania, diventa direttore dell'Istituto di Landscape Planning and Design e insegna architettura del paesaggio. E, negli anni 60 Jan McCarg predispone uno studio per la città di Filadelfia. La città di Filadelfia aveva dei problemi già alla fine degli anni 50 di elevatissimo inquinamento, soprattutto nel centro della città. E Jan McCarg, nel suo libro Design with Nature, che per noi è un libro testo fondamentale, tradotto in italiano, tradotto per opera edizioni Aldo Muzio, scrive, dice: è evidente che per Filadelfia, per risolvere il problema dell'inquinamento, bisogna ridurre le fonti degli inquinanti, no? Ma comunque ci sono dei forti conflitti sociali perché buona parte della popolazione lavora in queste industrie pesanti, fortemente inquinanti, e quindi cerca di capire come mitigare il fenomeno. E tra il 1957 e il 1959 fa delle indagini e quindi elabora poi degli indicatori, dei dati, delle mappe in cui si mette in relazione la direzione prevalente dei venti e l'inversione termica. E Jan McCarg, attraverso questi studi, capisce che con l'inversione termica e quindi con poco vento e soprattutto durante i mesi invernali, l'aria non circola e quindi evidentemente tutti i componenti inquinanti, particolato, eccetera, rimangono nell'atmosfera. Allora, lui studia proprio questi fenomeni e individua e prende tra l'altro come indicatore la diga solforosa e fa proprio delle campionature sulle emissioni, il volume d'aria, la velocità del vento. Adesso non mi soffermo nel dettaglio e anche in qualche modo cerca di capire quali sono le ore necessarie per assicurare una ventilazione che cerchi di depurare al meglio l'aria e quindi individua questi bacini eolici, cioè questi corridoi in cui diciamo, soffiano i venti predominanti e stabilisce anche delle distanze, per esempio questo qua è 24 km, gli altri due sono di 16 km. E che sono coperti da vegetazione arborea, cioè una buona copertura arborea. Quindi il piano di Jan McCarg afferma che lungo questi bacini eolici deve essere assolutamente vietata la
edificazione di complessi industriali inquinanti e che in questi corridoi deve essere potenziata la forestazione urbana. Quindi questo esempio di Holmes, di Ian McCarthy, è veramente straordinario se pensiamo che questi concetti venivano applicati negli anni 60 e noi ne stiamo parlando adesso in Italia. No, noi diciamo, abbiamo iniziato a parlarne 15 anni fa in modo un po' più consistente. Un altro esempio di forestazione urbana è la cintura verde di Francoforte. La cintura verde di Francoforte è l'elemento della rete ecologica più importante del Parco regionale del Reno. È un anello di 70 km di riserve naturali, boschi, anche frutteti, ruscelli, parchi, giardini, che è articolato perché poi la pianificazione del paesaggio in Germania è veramente fortissima. È articolata in una serie di piani, diciamo, che danno gli indirizzi regionali e poi ci sono piani sottordinati, piani paesaggistici che operano per settori e ogni piano è stato stabilito che ha una scala di dettaglio tale per cui si riescano a individuare tutti i temi di elaborazione cartografica, le analisi, le indicazioni di piano per aree di 50 ettari e è proprio anche stato predisposto un processo per l'attuazione delle misure del piano molto articolato. Il Consiglio Comunale deve monitorare l'andamento diciamo dell'applicazione del piano e verificare tutte le procedure. Qui dovremmo entrare in un dettaglio che è in questo caso eccessivo, ma che dimostra quanta attenzione viene dedicata a questo tema. Vi voglio parlare anche di un altro esempio straordinario. Vi voglio parlare di questa istituzione israeliana. Adesso capisco che in questo momento parlare di Israele solleva sempre delle questioni controverse, però io vi voglio parlare del KKL, di cui ho avuto l'opportunità di conoscere proprio l'attuazione dei progetti, che è un organismo che è nato nel 1959. In Israele le competenze sulla forestazione in generale di Israele e della forestazione urbana è stato trasferito dal Ministero dell'Agricoltura a questo ente. Questo ente ha istituito proprio una Forestry Division e con molti contatti con gli Stati Uniti, dove abbiamo visto che la forestazione urbana si è sviluppata per prima a livello internazionale e che ha raggiunto dei livelli veramente notevoli. E quindi il KKL inizia questo piano nazionale e poi piano locale, piani locali di forestazione e si chiama, loro lo chiamano NOP 22, è il National Outline Plan for Forest and Afforestation. E dunque negli anni 50 si iniziano a fare dei piani di forestazione, si piantano degli alberi intorno a Gerusalemme, poi nelle colline della Giudea. E poi si iniziano a fare dei piani di forestazione in tutte le parti del paese, ma in particolare nel deserto del Negev. Nel deserto del Negev inizia la forestazione nel 1964. Allora, qual è il motivo di questo piano a livello nazionale e poi nei vari distretti del paese? Ovviamente quello di favorire la colonizzazione da parte degli israeliani, favorire gli insediamenti israeliani. E naturalmente nel deserto la possibilità di
come dire, di insediare dei coloni e di assicurare loro una, diciamo una vita possibile non era facile. Lo strumento per fare ciò è proprio stato visto nella forestazione. E, quindi il KKL ha piantato 240 milioni di alberi in Israele e col KKL hanno collaborato questi due importantissimi architetti del paesaggio del Novecento, che sono Lawrence Olprin, che si è formato negli Stati Uniti, poi è andato per un periodo in Israele, e Shlomo Aronson, che è stato suo allievo, anche lui ha studiato negli Stati Uniti e poi ha fondato uno studio di architettura del paesaggio importantissimo di risonanza mondiale in Israele. Purtroppo è mancato nel 2018 e io ho avuto l'opportunità di conoscerlo perché è venuto a Genova a fare un seminario per i nostri studenti. Allora, come vengono fatti questi piani di forestazione urbana? Sempre basati sui due concetti che abbiamo visto prima, cioè il concetto della rete ecologica e il concetto della cintura verde. Come si fa? Allora, qui vedete un'immagine, questo è un territorio desertico, ovviamente. Tra l'altro, bisogna dire che in Israele gli effetti dell'emergenza climatica sono molto forti, per cui io ho visto in questo libro appunto che abbiamo pubblicato durante il Covid, Nuove sfide per l'architettura del paesaggio, ho proprio fatto un saggio, ho scritto un saggio proprio su Tel Aviv, su cosa sta facendo il piano urbanistico e paesaggista di Tel Aviv. Che cosa si fa? Allora, questo che vedete con questa forma appunto allungata, striscia, è un wadi, cioè quindi è un corso d'acqua che nella maggior parte dell'anno è secco. Gli wadi hanno un regime torrentizio molto simile a quello dei torrenti, per esempio genovesi, cioè quindi secchi per la maggior parte dell'anno e poi con le elevate precipitazioni autunnali diventano degli elementi in cui l'acqua scorre via e causa danni. Allora, il principio di questo sistema di forestazione a scala nazionale è quello di, primo, ridurre l'erosione del suolo e secondo conservare l'acqua, cioè evitare che tutta l'acqua scorra via e quindi non sia disponibile poi per gli usi agricoli, per la popolazione degli insediamenti, eccetera. Allora, chi ha questa funzione? Gli alberi. E quindi ecco che in Israele si fanno delle sperimentazioni, evidentemente si piantano degli alberi come il carrubo, il tamerisco, la pistacia atlantica, le acace e addirittura si individuano diverse tipologie di foreste, le foreste per le aree urbane, le foreste arbustate, le specie per i viali alberati, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che in Israele la pratica della forestazione e della forestazione urbana è veramente consolidata. Direi che questo paese ha un primato internazionale in questo senso. E, Aronson e anche Olprin, per elaborare questi piani, fanno degli studi dell'evoluzione storica del paesaggio e riscoprono le antiche tracce delle strutture paesaggistiche dei Nabatei. Chi ha visitato Petra ha visto il sistema dei canati, cioè il sistema, il reticolo di canali di raccolta, regimazione delle acque che queste popolazioni antichissime usavano proprio per
assicurarsi la vita in queste aree desertiche. Loro hanno studiato queste antiche tecniche e le hanno naturalmente applicate utilizzando diciamo le tecniche più avanzate della urban forestry. E quindi hanno individuato anche dei criteri e dei indicatori da monitorare, che vorrei, alcuni dei quali vorrei menzionarvi. Intanto che la copertura vegetale deve essere continua e alberata, scusate, ed elevata, e quindi l'alberatura deve essere proprio veramente una copertura arborea fitta. Si deve assicurare la continua rigenerazione di questa copertura arborea. Si deve monitorare attraverso degli indicatori diciamo, il processo della fotosintesi e quindi verificare la crescita degli alberi, perché naturalmente la canopy, cioè quindi la chioma degli alberi, più è in stato di salute, più la fotosintesi è naturalmente elevata. Poi un altro elemento che emerge proprio benissimo da questa fotografia, da questa immagine, è la varietà delle composizioni delle specie. E poi naturalmente controllare la disposizione, la distribuzione delle diverse specie nel tempo e nello spazio. Un altro elemento importante che viene preso in considerazione è lo sviluppo del tronco e quindi dell'apparato radicale. Queste tecniche sono state applicate in vari modi. Allora, qui vediamo il piano di forestazione urbana di Gerusalemme. Allora, purtroppo questa mappa del piano è poco significativa perché devo dire che gli israeliani, per motivi che possiamo ben immaginare, diciamo, mettono a disposizione del pubblico e anche nelle loro pubblicazioni delle mappe che non sono, diciamo, così facilmente comprensibili. Per esempio, in questa mappa manca tutta la individuazione delle curve di livello e quindi della morfologia urbana di Gerusalemme, per cui è di difficile lettura. Io vi posso dire che la città antica di Gerusalemme si trova più o meno qui. Queste macchie verdi che voi vedete è il piano delle forestazioni urbane delle colline di Gerusalemme. Un'immagine che sono riuscita a trovare, perché purtroppo non trovo più le mie fotografie che avevo scattato nel 2019. Ho trovato queste immagini che spiegano come è stata fatta questa forestazione urbana a Gerusalemme. È evidente che Gerusalemme ha avuto uno sviluppo urbanistico impressionante, veramente spaventoso, come si vede anche nell'immagine soprastante. Però, quando siamo andati con i colleghi in visita di studio in questa città, abbiamo potuto incontrare un ex sindaco che ci ha illustrato una maquette, cioè quindi diciamo, un modello tridimensionale della città di Gerusalemme, che occupa un'intera sala del municipio, che è continuamente aggiornato. Naturalmente costruito da esperti di modelli architettonici e di urbanistica, e ci ha spiegato il concetto che si è cercato di sviluppare nell'adeguamento dei vari piani urbanistici di Gerusalemme, che si riesce a comprendere in questa immagine sottostante. Allora, loro hanno considerato la morfologia, quindi l'altimetria, l'esposizione dei versanti collinari e l'andamento di questi corsi d'acqua stagionale. Per cui,
Una norma urbanistica che si è cercato di applicare, non sempre, ma abbastanza bene, è che queste vallate, queste piccole valli, non dovevano assolutamente essere urbanizzate e lungo queste valli si dovevano piantare appunto queste foreste urbane per in qualche modo garantire. Intanto la riduzione di questi eventi meteorologici sempre più importanti e poi garantire anche alla vegetazione una possibilità di accesso a un habitat con maggiore umidità rispetto alle parti densamente costruite. Quindi a Gerusalemme se si va nella su questa terrazza che si apre sulla Ash Promenade si vedono proprio queste strisce, questi corridoi, queste fasce verdi. Un'altra cosa molto importante che è stata fatta è appunto questa forestazione lungo le colline di Gerusalemme, che sarebbe appunto questa fascia dove grande importanza è stata data anche agli aspetti creativi del tempo libero, dell'aggregazione sociale e in particolare anche con dei importanti riferimenti culturali e storici. Soprattutto Aronson ha studiato la Torah, si era letto la Bibbia e ha fatto uno studio molto approfondito sulle piante descritte e menzionate nella Torah e ha in questa passeggiata, appunto, che poi si sviluppa lungo le colline, da quale si ha tutta la vista della cupola della roccia, dell'orto degli olivi, del monte Sion, eccetera. E ha sviluppato anche una passeggiata botanica di grande valore storico-culturale. E qua, ecco, vedete un'area di queste, diciamo, di queste colline, di queste Jerusalem Hills, con l'impianto dell'ala gocciolante che io ho visto, mi ero appena laureata in architettura, il mio primo viaggio in Israele, io non avevo mai visto un'ala gocciolante, ho visto che oggi è comunissima, e ho visto l'ala gocciolante portare l'acqua nel deserto e dal deserto far crescere queste piante. Infatti, il motto del KKL è far fiorire il deserto. Allora, questa diapositiva l'ho inserita perché? Perché comunque il concetto di forestazione urbana in Israele si è modificato nel tempo. Negli anni 50 si facevano delle forestazioni urbane con impianti monoculturali, cioè di un'unica specie, cioè per esempio o conifere o acace, eccetera. Però si è visto che questo tipo di diciamo, attuazione del piano di progettazione non era così efficace perché le piante erano molto più esposte agli stress ambientali, alle fitopatologie. E quindi si è evoluta insieme all'evoluzione degli studi di ecologia del paesaggio, la concezione di forestazione urbana, per cui la tendenza attuale è quella proprio di creare una comunità vegetale, un'associazione vegetale, in cui gli arbusti hanno un'importanza pari a quelle delle piante. Infatti, il programma europeo di Bond Challenges, che è partito dal tema della forestazione urbana, è arrivato poi a dire che nei contesti mediterranei le aree coperte da vegetazione arbustiva, qua vedete appunto una ginestra e poi altre piante che notiamo anche noi lungo le nostre scarpate acclivi di Genova e della Liguria, hanno un'importanza ecologica altrettanto importante, altrettanto valida di quella degli alberi, per cui insieme agli alberi si piantano anche gli arbusti.
Bene, adesso mi avvio verso la conclusione e vi faccio in qualche modo vedere alcune mappe relative a due piani di forestazione urbana negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti si dà molta importanza a questo aspetto nella pianificazione urbanistica. Allora, questa mappa è una mappa della città di Boise, si pronuncia Boise, perché pare che siamo praticamente nella parte nord-occidentale degli Stati Uniti che confina col Canada. È un clima molto severo perché la massima temperatura estiva è 38 gradi, però ultimamente è arrivati a temperature veramente estreme, cioè anche 43 gradi. E mentre d'inverno, nei mesi invernali, la temperatura si aggira intorno ai 0 gradi. La città di Boise pare che il nome sia derivato da questa esclamazione di una guida francese che dopo aver percorso un territorio molto arido, brullo e molto morfologicamente accidentato, abbia visto un corso d'acqua, dei ruscelli, dei torrenti e una copertura appunto a bosco e abbia esclamato: Le bois, il bosco da qui, Boise. Allora, questo è come, e tra l'altro questa città è un centro della Hewlett Packard perché qui si progettano e si producono le stampanti HP che usiamo anche noi molto diffusamente. Allora, qui vedete, lo vedete qua, è il piano strategico comunale di gestione forestale. E qui vorrei farvi vedere questa carta, cioè una carta, diciamo, una delle carte che secondo me è molto interessante, che è la mappa delle localizzazioni potenziali delle piantagioni relative ai vari ambiti urbani. Allora, vedete il grafico. Quindi le aree in verde scuro sono mappate, quindi sono le aree esistenti dove c'è già una forestazione urbana. Il colore arancio indica le aree che sono potenzialmente forestabili, quindi che hanno tutti quei requisiti tipo geomorfologico, idrologico, pedologico, microclimatico adatto alla forestazione e anche naturalmente paesaggistico e relativamente alla localizzazione degli insediamenti. E invece c'è l'altra colonnina, che è quel verde più chiaro, le aree che non sono adatte alla forestazione proprio perché ci sono delle infrastrutture della mobilità, della viabilità ferroviaria o ci sono degli insediamenti industriali. E qua vedete come si articola il piano. Il piano si articola in quattro livelli. Allora, vedete come è formulato? È formulato in modo da comunicare alla cittadinanza in modo semplice che cosa si intende fare. Il primo livello cerca di rispondere a questa domanda: che cosa vogliamo? Che cosa vogliamo? Scusate, che cosa abbiamo? Che cosa abbiamo per rendere operativo questo piano? Allora, il primo punto è il censimento degli alberi, il censimento degli alberi con il coinvolgimento delle cittadini. E poi l'altro punto è la valutazione dello stato attuale degli alberi con i criteri per la scelta degli indicatori e la valutazione dell'efficacia degli indicatori. Il secondo livello: che cosa vogliamo? Quindi, quali sono le finalità del piano? Qual è la visione strategica del piano?
E quali sono gli obiettivi rispetto ai temi principali, cioè la vegetazione come risorsa, naturalmente l'organizzazione che si dà la municipalità dal punto di vista di riferimento delle risorse per attuare il piano e degli uffici e della strutturazione degli uffici coinvolti. E poi le modalità di coinvolgimento della popolazione. Allora passiamo al terzo livello. Il terzo livello sono le fasi d'azione e le pratiche di manutenzione. Quindi, come possiamo realizzare ciò che vogliamo? E quindi individuiamo delle fasi e individuiamo anche quelle pratiche manutentive che hanno dato i migliori risultati. Sulla base di questo cerchiamo di capire come è possibile migliorare il piano, distribuendo meglio le responsabilità, quindi organizzando meglio gli uffici comunali, naturalmente impiegando delle risorse, quindi mettendole a bilancio, e poi anche elaborando un cronoprogramma. E poi il monitoraggio, cioè che come stiamo attuando ciò che vogliamo e quindi valutare i risultati e adattarsi ai risultati e tornare di nuovo a individuare il processo con una visione complessiva. Quindi veramente molto interessante. Un altro esempio, l'ultimo che vi faccio vedere perché poi non voglio dilungarmi più di tanto, è questo Cleveland Tree Plan. E questo è il rapporto della copertura arborea, cioè il progresso, l'avanzamento dello stato della copertura arborea nel 2020. Allora, Cleveland è la città principale dello stato dell'Ohio. È nella parte nord-est dello stato e sì, la città si è sviluppata sul lago Erie, è un centro industriale molto importante che ha subito proprio le conseguenze di questa elevata industrializzazione e si è anche sviluppata con l'artificializzazione di questo reticolo idrografico che è stato trasformato in canali navigabili per l'industria pesante e anche ha una rete ferroviaria molto sviluppata che connette poi le città più piccole dello Stato. E la città sta cercando differenziarsi rispetto a quello che era il trend più importante di industrializzazione pesante con l'attuazione di una politica economica che incentiva servizi finanziari, diversificazione dell'occupazione, eccetera. È una città che ha circa 400.000 abitanti nel 2018 e comunque questo piano riguarda la Greater Cleveland, cioè la grande Cleveland, cioè anche tutta l'area metropolitana che circonda la città e che comprende diversi altri comuni. La città ha anche qui i dati climatici non sono così estremamente favorevoli perché abbiamo degli inverni molto rigidi che partono da metà novembre e arrivano fino a febbraio e delle estati che stanno diventando sempre più calde. Allora, quindi qua vedete proprio il programma. Nella primavera del 2020 è stato lanciato un piano di censimento degli alberi nei quartieri della Midtown e l'obiettivo era quello di raccogliere i dati di 3.500 alberi dati relativi alle aree verdi e pensate addirittura anche alle stump sono le cipaie, gli alberi abbattuti per
avere dei piani, diciamo un piano specifico per questa parte della città. E la cosa importante che volevo sottolineare, a parte appunto la pianificazione quinquennale sugli importi da destinare a questo tipo di operazioni legate al piano, alla manutenzione degli alberi, questo iTree, cioè questa piattaforma che misura i benefici degli alberi nei quartieri. E quindi le strategie da mettere in atto. Cioè, naturalmente sono stati individuati i costi e guardate, comunque il censimento è iniziato in primavera e il progetto dovrà essere concluso nell'autunno. Ma a parte questo programma, mi interessava farvi vedere queste tabelle. Mi dispiace che le tabelle sono molto sgranate e quindi non si riescono a leggere bene, ma è quello che ho trovato, cioè ho tratto da questo report, ho estrapolato le tabelle in PDF, quindi non sono molto chiare. Quindi, importante è una tabella che elenca tutti i quartieri della città. E quindi individua la percentuale di copertura arborea e la mette in relazione alla qualità dell'aria dei vari quartieri e quindi in qualche modo calcola il beneficio pro capite rispetto a questi dati. Molto interessante. E un'altra mappa che desidero mostrarvi è questa mappa. Mi dispiace che anche questa non è così chiara. Questa mappa è molto importante, a mio avviso, perché quando si parla di forestazione urbana, di piano del verde, diciamo, i referenti politici non capiscono fino in fondo l'importanza che questo ha, perché fare piani di forestazione urbana significa risparmiare sulla spesa sanitaria. Questa mappa lo dimostra chiaramente. Allora, qui vediamo appunto il lago Mire e la suddivisione dei quartieri e quindi la relazione tra malattie cardiovascolari e la copertura arborea dei quartieri. Quindi le aree più rosse sono quelle dove l'incidenza delle malattie è più elevata e quelle scritte in bianco, che non si leggono, però appunto indico io, sono i dati relativi alla copertura arborea sulla copertura totale. Un altro dato molto importante. Diciamo, questa mappa è una mappa che è nella fase, diciamo, analitica del piano, cioè dove si utilizzano tutte le analisi per poi avere, delle indicazioni di tipo progettuale. Invece, questa mappa, è già una mappa che è proprio, progettuale. Infatti, qui si individuano. C'è sempre la suddivisione della perimetrazione dei quartieri e quindi c'è una individuazione dell'incremento o decremento della copertura arborea, quindi il viola individuo più scuro individua dove c'è stato proprio una diminuzione di alberi e il verde naturalmente l'aumento degli alberi in percentuale. E quindi questo tipo di mappa dà le indicazioni dove intervenire, quali sono i quartieri che necessitano di un più diciamo, importante intervento di piantagione di alberature urbane.
Concludo, è molto interessante anche questo documento della FAO, le foreste urbane viste in una prospettiva globale, perché noi sappiamo appunto, come dicevo prima, che l'80% della popolazione mondiale si concentra, nelle città e quindi come sopravvivere in questi ambienti che sono ostili all'uomo, perché noi sono appena 40.000 anni che ci siamo distaccati dalla natura rispetto alla storia del nostro pianeta. Quindi certamente questo ci pone di fronte a gravi responsabilità. Io avrei naturalmente rimango a vostra disposizione per chiarimenti e diciamo così per avere uno scambio di idee e quindi se siete d'accordo interromperei la condivisione a meno che non vogliate vedere e commentare alcune di queste immagini in modo particolare, ditemelo voi rispetto a quello che devo fare adesso. Sì, va bene, penso che Grazie. vada bene. Io trovo che sia tanto veramente un grande ringraziamento. È stata veramente una relazione interessantissima, una lezione veramente magistrale. Ma io credo che in effetti, se si voglia poi riflettere su alcune immagini, lo si possa fare anche nel corso della nostra conversazione, no? Quindi le due cose potrebbero andare insieme. Abbiamo già un dialogo e poi se ci sono, non so se voi credete che sia possibile, no? Dato che a me spetta un po' il coordinamento. Professoressa Mazzino, cosa ne dice? Se ci sono poi Senz'altro. delle domande che richiedono eventualmente, io personalmente mi permetto così di avviare un po' la conversazione con piccole, semplici domande, alcune curiosità, ne ho tantissime, ma mi limiterò ad alcune. Tanto diciamo un senso di sconforto profondo perché, come lei ha detto giustamente, soltanto da circa 15 anni che noi nel nostro paese cominciamo ad avvertire la serietà del problema, non dico la gravità della situazione perché ancora non l'avvertiamo, non abbiamo né la consapevolezza né l'interesse. Cioè la questione ambientale che sia una questione sociale ancora non l'abbiamo capito, pensiamo che sia una questione di nicchia riservata a pochi e così via. Quindi un senso di sconforto profondo, ma questo non ci deve comunque, non ci deve, non deve rallentare il nostro sforzo. Una mia curiosità che mi è nata proprio dalla sua prima ricostruzione, è legata, io ho citato prima Thoreau, il suo ruolo importante nel movimento ambientalista, John Muir che crea i primi parchi nazionali, eccetera. Non è tanto Thoreau non è così favorevole all'idea dei parchi perché il suo rapporto con la natura è diverso, è più diretto. Però vorrei anche dire una cosa, che Thoreau è molto attento al verde urbano, perché dice che il verde urbano ha una funzione assolutamente fondamentale nella vita della città, perché ricorda gli uomini che sono spesso assopiti e nelle loro piccole attività quello che è il sentimento profondo del rapporto con la natura, e gli ricorda poi il ritmo delle stagioni, come gli alberi mutano, cambiano. Quindi dicevo, questo c'è un legame tra appunto l'eredità di Thoreau, la creazione dei parchi nazionali e la forestazione urbana. Sembrano fenomeni diversi, ma c'è una connessione, possiamo stabilirla? Ecco, questa è la mia prima domanda, se posso, e poi si apre ovviamente la conversazione. Grazie. Assolutamente sì, assolutamente, assolutamente sì. Infatti Olmsted parte proprio da questi concetti, da queste idee. Cioè lui formula la base di quello che è la coscienza ambientalista. E purtroppo Olmsted, anche negli Stati Uniti, fino agli anni 70, era stato un po' sottovalutato.
Poi con il libro di Rachel Carson, The Silent Spring, Di cui abbiamo parlato. proprio anche nei Veloce. dipartimenti di architettura, nelle facoltà dei dipartimenti di architettura del paesaggio, la figura di Olmsted è stata assolutamente rivalutata, è stato proprio preso come elemento di riferimento, perché tra l'altro Olmsted non aveva nessun tipo di formazione universitaria. Lui si è formato da autodidatta. E che cosa ha considerato? Ha considerato le scienze naturali, le scienze, diciamo, che potevano essere scienze più legate alla tecnica, quindi l'ingegneria, l'agronomia, l'architettura. Ha considerato però anche l'aspetto estetico, quindi l'architettura, l'estetica, eccetera. Poi quando lui, proprio per completare la formazione, ha fatto un viaggio di studio in Europa e naturalmente dove è andato in Inghilterra, dove si stavano realizzando i famosi Victoria Parks, cioè i parchi della cosiddetta regina Victoria, perché comunque in Inghilterra ci si stava accorgendo e proprio la regina stessa aveva voluto una commissione di esperti, quindi pianificatori, urbanisti, naturalisti, sociologi, per quello che potevano essere all'epoca, amministratori, per capire le gravissime conseguenze di questa urbanizzazione. E questi Victoria Park erano i parchi destinati alla popolazione, tant'è vero che la corona, i parchi reali come quelli che conosciamo, il Regent's Park, il Hyde Park, eccetera, erano riserve reali che vengono aperte al pubblico, no? E però quando Olmsted va in Inghilterra, fa dei rilievi e dice: ma questi parchi sono destinati, diciamo, alla classe medio-bassa, ma più media che bassa, ma tutte queste masse di persone che sono confluite nelle città provenienti dalla campagna, che sono state sradicate dalle loro tradizioni, dai loro territori. Per queste persone che cosa si sta facendo? Allora lui ha in qualche modo portato negli Stati Uniti queste considerazioni e nel piano di Boston lui ha voluto creare questa cintura verde proprio per le classi più disagiate e per garantire delle situazioni di sicurezza e di salute alle persone che naturalmente non hanno la possibilità di acquistare una casa, un terreno nelle aree urbanisticamente e sotto il profilo, diciamo, naturalmente sotto il profilo del mercato immobiliare più costose, no? Quindi veramente un processo di democratizzazione del paesaggio che qui in Italia ancora non c'è. Perché noi abbiamo quartieri, io penso a Genova, abbiamo quartieri dove le persone vivono a 3 metri dall'autostrada. Ma com'è possibile che ci siano persone le cui finestre si affacciano a 3 metri dall'autostrada? Ma questi sono gli schiavi del XXI secolo. O com'è possibile che ci siano persone che non hanno neanche un albero, che non hanno neanche un albero che fa ombra. E tutte queste cose, per quello che per noi Olmsted è la nostra Bibbia, cioè tutte queste cose Olmsted aveva capito, perché la pianificazione, cioè lui aveva anche molto criticato i criteri di pianificazione territoriale degli Stati Uniti, perché se noi guardiamo sulla carta geografica le delimitazioni degli stati. Gli stati sono delimitati da linee, cioè linee rette o perpendicolari, oblique, comunque linee rette che non rispettano
la morfologia, il reticolo idrografico, la copertura vegetale. Lui critica questo modo di procedere che, cioè, diciamo, gli americani colonizzatori avevano un po' preso dai romani, no? Centuriatio, cioè faccio Chiassi, Arcadio, Decumano e poi la città Ipodamea, diciamo, il reticolo della città secondo delle misure standardizzate. Le strade di New York, d'altra parte, ce lo dimostrano i numeri, no? Le strade che sono individuate con dei numeri. E lui aveva già capito che questo sistema non poteva Funzionare. funzionare, cioè, ma una cosa è stato veramente straordinario. E grazie a lui, e lui ha dato origine a questa scuola di appunto Charles Hilliard e tutti gli altri che poi hanno applicato questi criteri e a cui si è rifatto McCarg. Proprio Rachel Carson ha avuto questo merito straordinario anche di risvegliare diciamo, gli studiosi e i docenti di architettura del paesaggio e iniziare a fare delle valutazioni di tipo ecologico che prima erano un po' sottovalutate, insomma, non venivano considerate così importanti. Perfetto. Molto interessante, veramente tanto interessante proprio. Grazie, professoressa. Sì, grazie anche Grazie, da parte grazie. mia, è stato veramente Grazie interessante. a voi per avermi invitato. Grazie a Lo voi. faremo ancora. Grazie. Grazie, Grazie a professore. tutti, buona serata E allora. chiederemo alla professoressa se aderisce al costituto, eh? Sì, se ritenete che sia Ma opportuno, certo. volentieri. Ma molto volentieri. Opportunissimo. Va bene. Bene, bene. Allora saluti a tutti, eh?